Buongiorno ragazze, allora oggi è martedì 2 novembre, inizio un nuovo vlog, visto che è vero che questi vlog di attimi della settimana vi stanno piacendo molto. Io sono appena arrivata in ufficio, ho appena parcheggiato, tra l'altro ho di nuovo la mia auto perché me l'hanno diciamo restituita dalla carrozzeria ed è veramente nuova, cioè me l'hanno veramente tirata lucido fuori e ovviamente vabbè me l'hanno pulita anche dentro, fa già schifo perché ha fatto un tempaccio questo weekend lungo qua a Torino. È stato un weekend lungo, quello di Halloween, diciamo, di Tutti i Santi, molto concentrato, non so cosa dirvi, perché eravamo rimasti che Cesare doveva iniziare il nido, l'ha iniziato. Se mi seguite su Instagram sarete super aggiornati, tra l'altro seguitemi se non mi seguite lì. E ha iniziato appunto 2 giorni e il martedì sera, quindi dopo 5 ore neanche di inserimento, aveva già la febbre. Il resoconto del pediatra è stato probabile stessa malattia più otite grande, per cui abbiamo passato 3 giorni e 3 notti con la febbre molto alta, poi sono comparsi i pallini rossi e da lì però continuava ad avere la febbre, per cui l'abbiamo fatto vedere, diciamo, da un altro pediatra che ci ha detto che appunto oltre alla stessa malattia, oltre al raffreddore, aveva anche l'otite, che lui ha definito otite d'asilo. Ci ha un po' sconfortato, devo dire, ma vabbè, me ne parlerò poi dopo perché sono un po' di corsa, devo andare su in ufficio. E basta, quindi ci ha consigliato di tenerlo ancora a casa questa settimana, potendo, insomma ci ha chiesto se appunto disponevamo di aiuti e noi abbiamo detto di sì, per cui insomma ci ha consigliato vivamente di tenerlo ancora a casa questi 4 giorni in modo da farlo guarire bene, anche se lui ormai è già sfebbrato da sabato, però appunto ancora parecchio naso proprio che spurga, roba brutta, orecchie comunque ancora un po' tappate, di notte insomma fa ancora un po' fatica, per cui abbiamo deciso di tenerlo ancora a casa questi 4 giorni e di insomma riprovarci lunedì prossimo almeno per finire l'inserimento. Sono stati appunto dei giorni molto intensi perché lui era molto infastidito, per cui ha dormito pochissimo e noi ancora meno. Vi ripeto, credo in questi 3 notti del weekend lungo di aver collezionato forse 12 ore di sonno. Questa è stata la notte che per fortuna è andata meglio, anche perché adesso mi aspettano comunque 4 giorni di lavoro. E insomma è stata dura, ma ce l'abbiamo fatta, grazie anche ai santi nonni. Veramente capisco quando mie amiche e conoscenti mi dicono non abbiamo aiuti, non sappiamo come fare. Effettivamente i nonni, cioè da fargli un monumento. Basta, oggi giornata spero tranquilla in ufficio. Io vabbè, sono anche un po' raffreddata perché ovviamente poi quando i bambini si ammalano anche i genitori. E basta, però vado in ufficio. Questo è il mio outfit. Ciao. Sono appena stata a fare un pochino di spesa, ho parcheggiato la macchina malissimo, ma vabbè, perché stasera mi è venuta voglia di preparare come si chiamano? Dei toast, diciamo, del pane con il salmone affumicato, e avevo il salmone affumicato ma non il pane. Tra l'altro oggi ho tenuto sulla mascherina tutto il giorno senza mai toglierla un attimo perché in ufficio eravamo al completo e non sto veramente respirando. Oltretutto, appunto, come vi dicevo, sono anche un pochino raffreddata, per cui vabbè. Oh, infatti l'ho subito tolta appena uscita dal supermercato. Basta, corro a casa dal mio pupetto. Sono tornata a casa, ho già fatto un po' di cose, sto preparando. Allora, qua abbiamo Cesare che ovviamente vuole essere protagonista di tutto. Allora, sto preparando la pappa per lui, quindi ho messo su del nasello che avevo surgelato. Sì, e poi là stanno bollendo un po' di zucca e un po' di piselli. E un po' di piselli. E
volevo fargli una cremina con verdure dove poi aggiungerò il nasello. Vuoi il cane? Dai, vai da papà. Vai da papà. Ok, sto già anche bruciando tutto. Ho comprato, scusate, vediate, ok. Ho comprato questo mega pane, questo calcolate che la metà, ce n'era esattamente il doppio, chiamato Quadrotta. A parte che c'era pochissima scelta, forse per ieri è stato festa, quindi non c'era grande scelta di pane, ma avevo voglia di farmi delle bruschette. Non so se le farò sia stasera a cena, che sicuramente me le porto domani al lavoro perché me le sono già preparate. Allora, me ne sono preparata, calcolate che appunto le fette vengono più o meno grosse così, più o meno così. Io non sono una gran mangiona, premetto, e comunque a pranzo non è che mi carico sempre tantissimo di cibo, per cui mi sono fatta queste due bruschette. Una, allora, di base ho messo questa, che è una maionese che mia mamma mi ha preso in Francia, ed è maionese più senape. Io l'adoro, cioè a me piace un sacco la senape, ma questa è una maionese con un tocco di senape strabuona. La marca è questa, Amora, infatti me l'ha presa sia nella versione così sia nella versione più grossa. Quindi ho messo di base la maionese, avrei voluto mettere l'avocado, però poi ci ho ragionato e ora che si fa domani a pranzo l'avocado sarebbe nero come il carbone, per cui appunto ho messo di base appunto la maionese con la senape dentro, e poi su una ci ho messo il salmone affumicato e sull'altra ho messo il petto di tacchino. Questo qua, e poi mi porterò in più del cavolfiore che ho già pronto bollito, così mi faccio anche il contorno di verdura. Adesso vi faccio vedere. Non è che ne sia rimasto molto, un povero coso di cavolfiore. Allora, cercherò adesso di, magari mi faccio due carote bollite, mi aggiungo qualcosa di verdura giusto da compensare un po'. Adesso cerco anche di capire cosa preparare stasera per cena per noi, perché appunto mi sono presa l'avocado. Tra l'altro al Carrefour hanno questi avocado qua minuscoli che sono del Messico, e li mettono 2 a 1 euro, super convenienti, e in realtà ne ho ancora uno che avevo preso l'altra settimana. Quindi adesso cerco di capire cosa preparare stasera per cena. Ah, il maglioncino, perché sicuramente so già che me lo chiederete, di Patrizia Pepe. Bene, continuo la preparazione. Buongiorno ragazze, oggi è mercoledì 3 novembre, domani è mio compleanno tra l'altro. Partiamo benissimo, altra nottataccia. Io non so che cavolo abbia, cioè ormai è guarito e si sveglia 800 volte a notte. Io veramente sogno prima o poi di riuscire a dormire una notte, da quando vado a dormire a quando sono alla sveglia, ma ormai non mi ricordo neanche più l'ultima volta che è successa. In più ho il ciclo che mi sta arrivando, per questa notte avevo un mal di pancia assurdo e sono messa male, ho un sacco di mal di gola, di bruciore della gola, sento che mi sta arrivando il raffreddore. E mio marito è messo uguale, per cui stanotte quando sentivamo Cesare piangere dicevamo vai tu, no vai tu, no vai tu, vai tu. E infatti per dire alle 2 di notte mio marito mi ha detto mi dai una tachipirina, che roba mai successa, e tremava. Infatti stamattina quando sono uscita di casa ho detto tutto bene, mi fa sì, però probabilmente stanotte va un po' di febbre. Grazie Cesare per essere stato l'untore di tutta la famiglia. A Torino oggi c'è un tempo pessimo, non so se vedete dal vetro, ma diluvia. Io ho messo l'unica giacca e mi rendo conto di aver un po' anticipato il freddo natalizio che ha il cappuccio, ossia il mio Moncler. Però onestamente ero piena di cose per uscire di casa: zaino del lavoro, borsa del pranzo, spazzatura, mia borsa, insomma, chiavi varie, mascherine, tutto. Per cui non avevo proprio voglia di uscire pure con l'ombrello, visto che insomma piove, cioè ha piovuto parecchio stamattina, ma adesso non sta per fortuna piovendo troppo, per cui ho optato per l'unica giacca con il cappuccio che avevo. Basta, vi saluto, spero che questa giornata sia leggera, ma già ho idea di no, perché i primi giorni del mese per il mio lavoro sono sempre molto molto incasinati, e basta, sogno che le 5:30 arrivino presto. Ciao!
Eccomi qua, allora sono in pausa pranzo, sono rimasta da sola in ufficio, tra l'altro sto congelando oggi, infatti mi sono messa anche la mia sciarpa. Oggi ho un outfit molto semplice, jeans, questo maglioncino in cashmere che avrete visto in un haul e la mia sciarpa di Valentina C, che è un brand torinese. Vi consiglio di dare un'occhiata perché fa delle sciarpe meravigliose. Mi sono messa una matita per legare i capelli e gli orecchini sono di Anna Luisa. Ho la gola in fiamme, sto avendo quel processo per cui sono passata ad avere mal di gola, adesso ho la gola che brucia e penso che domani mi arriverà il raffreddore. Che gioia, nel compleanno con il raffreddore. E basta, quindi questo è quanto, fuori c'è un tempo pessimo. Veramente veramente brutto, sta diluviando. Adesso vi faccio vedere. Non so, queste giornate così autunnali le odio. Freddo, umido, pioggia. E niente, questa settimana di cose interessanti non è che ne faccio più di tante, al di là appunto domani del fatto che il mio compleanno andremo a cena fuori con i miei e mia sorella. Non credo che insomma faremo grandi cose, però mi piaceva comunque farvi vedere qualche attimo della settimana e insomma per appunto tenervi compagnia con questo vlog, visto che so che vi piacciono molto. Tra l'altro a casa mi è appena arrivato un pacco di Colvin con un mazzo di fiori nuovo autunnale. Non vedo l'ora di arrivare a casa perché sarà l'unica gioia della giornata. E appunto mi sono arrivata in vista del mio compleanno. E tra l'altro qua sotto vi scrivo anche il codice sconto che è sempre attivo per avere il 15-20% di sconto su tutto il sito. E basta. Poi domani, che lavoro da casa in smart working, vorrei preparare in pausa pranzo una ricettina con la mia nuova planetaria che mi è arrivata da Cecotec, e quindi insomma vi faccio poi vedere come la preparo. Volevo preparare l'insalata russa, vediamo se riesco, cioè ovviamente fare la maionese con la planetaria e poi insomma preparare tutto il resto. Il resto vediamo se ci riesco. Comunque il pranzo era molto buono, i crostoni si erano mantenuti belli morbidi. E anche le verdure, insomma, mi hanno saziato. Adesso la mia collega usciva per prendere un caffè e gli ho chiesto di portarmi delle caramelline al miele perché ne sento veramente necessità. Va bene, l'1:34, ne approfitto, mi guardo un video su YouTube e poi alle 2 si riprende. Thank you.
Buongiorno ragazze, riesco finalmente a darvi il buongiorno dopo aver fatto già 800 milioni di cose. Sono le 8:45, devo ancora iniziare a lavorare e sono già stanca. Ma ne ho approfittato, vabbè, in primis, prima mi avete visto che sistemavo la cucina e mi sono fatta la doccia e i capelli mentre Cesare dormiva ancora e poi insomma ho finito di sistemare un po' la casa. Ma alle 8:30 ho buttato fuori gli uomini di casa. Oggi è giovedì 4 novembre, il mio compleanno, 34 anni, in realtà non sono ancora nata, quindi stasera alle 10:30 farò 34 anni. Mio Dio, mi sembra ieri che ne ho fatti 30, mi sembravano già tanti, ma vabbè, è così. E quindi, oh cavolo, qua è ancora sporco, devo passare ancora un po' l'aspirapolvere. E dicevo, oggi sono in smart working. E appunto ho sbattuto fuori di casa entrambi gli uomini. Cesare non è ancora ripreso il nido, riprenderà lunedì, ma è andato da mia suocera e ho mandato anche mio marito a lavorare da mia suocera, perché mio marito sta lavorando 5 su 5 da casa ormai da 2 anni, quasi 2 anni, e per cui abbiamo l'accordo che uno dei giorni in cui io lavoro a casa in smart working lui va a lavorare fuori, perché io ho proprio la necessità di stare da sola, cioè voglio stare da sola in casa, non dover parlare con nessuno, non dover preparare cose per nessuno, voglio stare da sola, lavorare in tranquillità, cioè se voglio stare qua in salotto, sto in salotto, se voglio andare di là in cameretta, vado in cameretta, insomma non voglio avere nessuno in casa, per cui insomma ormai da un po' di mesi abbiamo, più o meno da quando io ho ripreso a lavorare, questo patto, e quindi tendenzialmente, scusate ma sto morendo di caldo, perché sta battendo il sole finalmente dopo la giornata bruttissima di ieri, oggi c'è un sole meraviglioso e quindi oggi sia Cesare che mio marito sono andati a lavorare dai miei suoceri, cioè ovviamente mio marito è andato a lavorare, Cesare invece è lì. In realtà oggi doveva stare con mia mamma, ma niente, Cesare è stato un tore non solo con me, che come sentite ho ancora un po' la voce difficoltosa, infatti vado avanti a le caramelline che mi ha comprato ieri la mia collega, le Fisherman miele, limone, mentolo, tra l'altro sono molto buone, me ne sono mangiate un paio anche stanotte che non riuscivo assolutamente a dormire e quindi niente, anche mia mamma è stata colpita stamattina, infatti Cesare doveva andare a domicilio da mia mamma, ma mi ha scritto appunto che aveva tosse, raffreddore e non se la sentiva di tenerlo. Spero che si riprenda un po', gli ho detto di imbottirsi di tachipirina, cercare di star meglio, perché stasera appunto avevamo prenotato di andare al ristorante e insomma ci piacerebbe andare, però ovviamente se non se la sente, poi insomma non mi sembra anche carino nei confronti degli altri commensali andare insomma pieni di raffreddore. Io per fortuna ho avuto per 2 o 3 giorni tantissimo bruciore di gola, ma ancora questa notte, e adesso la gola è abbastanza libera e si è trasformato in un raffreddore, ma un raffreddore molto soft, almeno per il momento, poi non so se si deve ancora trasformare ulteriormente, ma è da sabato che vado avanti, oggi è giovedì, penso che se doveva venirmi il raffreddore mi sarebbe già arrivato. Quindi niente, spero che la mamma si riprenda, perché mi spiacerebbe, ecco, fare la cena di compleanno senza di lei, solo che abbiamo già fatto anche preparare la torta e tutto, quindi sicuro andremo a cena fuori io, mio marito, Cesare, mia sorella e il fidanzato e credo anche mio papà, cioè noi ovviamente lo accogliamo volentieri, vediamo se invece vuole lasciare la mamma da sola oppure no. E niente, io adesso mi metto a lavorare, tra l'altro mi è anche arrivato il ciclo, quindi ho anche mal di pancia da ciclo, infatti mi sa che mi prendono una pastiglia. Stanotte la notte è andata un pochino meglio, nel senso che Cesare si è svegliato solo una volta verso le 5, ma gli ho fatto un biberozzo di latte, tipo da 200 ml di latte, se l'è scolato tutto e si è riaddormentato in braccio a me e quindi poi niente, l'ho rimesso nel lettino, però appunto io non sono riuscita molto a dormire per via appunto di questa gola che mi dava molto fastidio e boh. Ho appunto fatto doccia e capelli, perché ne avevo necessità, ho sistemato un po' la cucina, ho la casa che è in una situazione pietosa, perché l'altra settimana non ho fatto venire la signora delle pulizie, che di solito viene il venerdì, perché lavoravamo da casa io, mio marito, c'era mia suocera e c'erano Cesare, tutti qua, ho detto ci mancava solo la signora delle pulizie, però per me saltare una settimana è un incubo, perché per quanto io un pochino pulisca qua e là, la casa non è mai pulita come quando c'è lei, anche perché vabbè, questa settimana ho praticamente sempre lavorato in ufficio tranne oggi, c'è stato il ponte, quindi comunque siamo stati in casa, Cesare in questi giorni sono malato, è stata a casa, ci sono state le nonne, quindi la casa ha proprio necessità di essere pulita domani, infatti non vedo l'ora che venga, per cui ho dato un minimo di decenza.
Ora mi metto a lavorare, poi in pausa vorrei preparare l'insalata russa, è la prima volta che la faccio, ma è il piatto forte di mia mamma e dato che, come vi ho detto, ma adesso ve la faccio vedere, insomma, giusto vedere, poi vi farò un video doc, mi è arrivata la planetaria della Cecotec e ho visto che tra le varie ricette, l'ho già provata, ho già fatto la pasta brisè, la base per la pizza, ho montato la meringa, ho montato la panna, è favolosa. E dato che appunto tra le ricette ho visto che c'è indicata la maionese, ho detto voglio fare la maionese e fare l'insalata russa. Non penso sia così complicata, adesso mi faccio poi spiegare bene da mia mamma lei come la fa. E niente, però poi vi farò un video a parte recensione, ma ve la faccio comunque vedere. Niente, appunto oggi è giovedì, domani è venerdì, lunedì riprendiamo l'inserimento al nido. Vi dicevo, vi ho accennato insomma in una stories precedente, no, in una stories, in un pezzo precedente degli altri giorni, che appunto siamo un po' scoraggiati da questo nido, perché appunto abbiamo iniziato i primi 2 giorni di inserimento facendo 2 ore lunedì, 2 ore martedì e martedì sera Cesare aveva già la febbre. Ha avuto appunto sesta malattia più otite, la sesta malattia da quanto pare non l'ha presa all'asilo perché ha un'incubazione di una decina di giorni, quindi probabilmente la stava già incubando prima, però poi tutto il resto, otite, raffreddore, tutto se l'è preso all'asilo. Ho visto che in questo periodo sono praticamente tutti malati i bambini, cioè io ho una decina di amiche che hanno bambini piccoli che vanno al nido e erano tutte 10 chiuse in casa con i bambini malati in questa settimana. E poi ho sentito insomma anche alcune di voi via Instagram. Però non mi nascondo con un po' di terrore lunedì a rimandarlo perché io lo rimanderò completamente sano e perché mi rendo conto di avere la fortuna di avere i nonni, quindi questa settimana, nonostante lui fosse sfebbrato, non avesse più la sesta malattia, avesse solo ancora un pochino di nasino che colava, un pochino di raffreddore, io per precauzione l'ho tenuto a casa perché ho la fortuna di avere le nonne che me l'hanno tenuto. Anche stamattina che mia mamma doveva tenerlo, era malata, ho subito chiamato mia suocera disponibile a tenerlo. Però mi rendo conto che non siamo tutte nella stessa situazione, anzi ho la maggioranza delle mie amiche che ho non hanno i suoceri, o li hanno ma lontani, o li hanno ma anziani, o lavorano, o magari ne hanno solo una nonna che giustamente non è che può accollarsi un bambino 5 giorni su 5. E però appunto io invece questa fortuna ce l'ho perché ho tutti e 4 i nonni che abitano a 10 minuti da casa nostra, sono in pensione, sono molto disponibili a tenere Cesare. E quindi non lo so, io ero molto per il nido, lo sono ancora devo dire, perché secondo me è un'esperienza bella per lui, soprattutto dopo questo anno e mezzo in cui ha visto pochissima gente, pochissimi bambini, secondo me è bello che lui possa socializzare, secondo me il nido sicuro lo fa svegliare di più, lo fa interagire di più, gli fa imparare un sacco di cose. Il problema è che se il nido. Aspettate che mangio una caramellina nel frattempo, perché la mia gola sta iniziando a perdere colpi. Dicevo che il problema è che se il nido comincia a diventare un incubo, che facciamo 2 giorni e poi dobbiamo stare 10 giorni a casa per tosse, raffreddore, sesta malattia, otite, virus intestinale e tutto quanto. Va a finire che abbiamo Cesare perennemente sotto medicine perché grazie a Dio stavolta non si è preso l'antibiotico, ma comunque si è preso 10 giorni quasi di tachipirina. Le nonne che comunque in ogni caso se lo devono tenere e oltretutto malato, quindi rischiando di ammalarsi come è successo questa volta e dovendolo tenere chiuso in casa, quindi comunque rimane più pesante anche per loro tenerlo tutto il giorno chiuso in casa, magari dovendo venire anche qua a casa nostra. Un problema per noi, perché comunque, vabbè, non dormiamo la notte, cioè questi 10 giorni non abbiamo dormito perché poverino lui stava molto male. Ci ammaliamo noi, dobbiamo lavorare magari in smart working, avendo comunque lui e le nonne qua a casa. Paghiamo comunque la retta del nido perché noi andiamo al comunale, ma paghiamo comunque 520 euro al mese e si pagano lo stesso anche se il bambino è malato. E quindi insomma non vedo un giovamento in questo circolo di cose. Però bisogna pensarla positiva, bisogna pensare che Cesare lunedì riprenderà l'inserimento e starà bene per tanti giorni. E quindi, boh, quindi nel senso ci siamo dati un paio di mesi per valutare. Se questi paio di mesi diventano 2 mesi di merda in cui è perennemente malato, noi non dormiamo, lo dobbiamo imbottire di medicinali e diventa una vita di merda per tutti.
faremo le nostre valutazioni. Se invece starà bene o prenderà giusto qualcosina, vediamo, insomma. Fatemi sapere qua sotto nei commenti voi cosa pensate del nido e quali sono state le vostre esperienze, perché tutte mi dicono: ma no, guarda, fai un anno di merda, poi è tutto in salita. Va bene. Ok ragazzi, io vi saluto, vi inserisco poi un pezzettino della cena di stasera, insomma farò un po' di vlog, però magari io vi saluto già adesso. Adesso vi faccio vedere ancora la planetaria, perché vedo che ho ancora 5 minuti, e niente, se riesco vi inserisco ancora dei pezzettini, altrimenti io spero che questo vlog vi sia piaciuto. Cerco di impegnarmi, di fare, non dico tutte le settimane, magari una settimana sì, una settimana no, dei vlog, visto che effettivamente sono i video anche che mi piace di più guardare. Tra l'altro veramente ho una casa che è un disastro, a parte quello, le lavatrici da fare, sono arrivati 3 pacchi di Zara, cioè in realtà è un ordine unico ma diviso in 3 pacchi, venerdì scorso o giovedì scorso, quasi una settimana, non li ho ancora aperti perché tanto non avevo tempo di provare le cose, perché comunque Cesare malato è stata una cozza. Lui comunque, quando vede che accende la telecamera, inizia ad urlare, l'avete visto nei pezzettini di video precedenti, per cui ho detto vabbè, li lascio lì e me li provo con calma, quindi o stasera prima di andarlo a prendere o in pausa pranzo vi registro anche l'haul di Zara. Basta, vi faccio vedere la planetaria e poi inizio a lavorare. Seguitemi anche su Instagram, mi raccomando. Ciao! Eccola qua. Allora, l'abbiamo sistemata in questo angolino. Ho spostato praticamente la macchina del caffè e il tostapane, che prima erano qui, le ho messe là. E ho messo la planetaria qua. La volevo bianca, ma non era disponibile, ma devo dire che anche nera mi piace un sacco. Al momento ho lasciato, vabbè, il libretto delle istruzioni, perché appunto sto un po' studiando e appunto ho visto che nel ricettario che viene dato insieme c'è appunto la ricetta della maionese. Aspetta, ecco, la ricetta della maionese, per cui adesso dopo la preparo. È bellissima, viene appunto data con le 3 spatoline, quella per montare, quella per il pane, diciamo, per le basi della pizza e quest'altra. E niente, insomma, l'adoro, è la mia nuova bimba, la mia nuova compagna d'avventure. Basta ragazzi, inizio a lavorare, un bacio, ciao! Mi stavo dimenticando di mostrarvi il meraviglioso, ma cioè quanto è bello, bouquet che mi è arrivato da Colvin. Io non lo so, cioè lo trovo stupendo, guardate che meraviglia i colori. Cioè, ma poi questi, non so, sono ancora più belli di come si vedono, diciamo, sul loro sito. Tra l'altro io vi lascio qui in sovraimpressione il codice sconto, comunque avrete il 15% di sconto su tutto. A me i fiori di Colvin durano tranquillamente 2 settimane, ovvio non belli come sono adesso, perché per adesso tutti questi garofani si apriranno, ma mi rimangono belli veramente per 2 settimane, e ogni volta che insomma passa qualcuno da qui mi dicono: ma che bei fiori, perché cioè secondo me sono proprio diversi dai classici bouquet. Questo è proprio bello, questo si chiama Insight, mentre quello che avevo preso prima, che era anche meraviglioso, si chiama New York, li trovate nella sezione dei fiori autunnali di Colvin. Bellissimi. Oh, è arrivato un pacco! Oh, un bel pacchetto di fiori! Il regalo della mamma!